Lo scorso venerdì 13 gennaio il governo a Palazzo Chigi appunto, ha convocato le rappresentanze dei benzinai. Alla fine di questo incontro, che è durato un paio d'ore, forse anche più, il governo, i benzinai e il governo sono convenuti su due cose. Uno, che il governo presenterà il 17 di gennaio il decreto che il Consiglio dei Ministri aveva già deliberato il giorno 10 gennaio, il cui testo non è pubblico, non è noto. E i benzinai così hanno deciso di congelare lo sciopero delle pompe di benzina, appunto programmate per il 25 e 26 gennaio. Quindi sostanzialmente sembrerebbe che dietro le quinte ci sia un accordo sostanzialmente che va a favore dei benzinai attraverso un meccanismo di sterilizzazione dell'IVA sui carburanti. Oh, ciò significa praticamente il mantenimento dei prezzi sotto una certa soglia, sia di gasolio che di benzina, e comunque probabilmente anche una situazione di maggiore controllo sulla filiera della formazione del prezzo dei carburanti. Bene, questo è quello che si viene a conoscere, a sapere attraverso gli organi di stampa, attraverso le dichiarazioni di questi soggetti. Ebbene, più o meno contemporaneamente, cioè praticamente doveva avvenire alle ore 13 del giorno di venerdì 13, al Ministero delle Imprese e della Made in Italy, il ministro Adolfo Urso convocava le associazioni di consumatori, tra cui anche noi, che invece questo incontro era iniziato con 40 minuti di ritardo, ebbene, dove sostanzialmente il ministro, che era già stato a Palazzo Chigi, veniva a dirci sostanzialmente quello che ho detto poc'anzi, cioè sostanzialmente nulla a favore dei consumatori, ovvero praticamente aria fritta. Ebbene, io definisco tutto quello che è accaduto in questi ultimi 10 giorni, cioè all'indomani dalla fine come dire, del contributo del governo sulle accise, cioè appunto, che è terminato il 31 dicembre scorso, sostanzialmente è per questa ragione che comunque i prezzi sono aumentati dal 1 gennaio, grosso modo, di 18 centesimi, almeno 18 centesimi, perché appunto le accise non venivano più, quota parte di queste accise non venivano più pagate dal governo praticamente. Ebbene, questo gioco è stato un gioco, era ed è e forse continuerà, è un gioco truccato. È un gioco truccato perché? Perché i giocatori giocano sporco, un po' tutti i giocatori giocano sporco, i consumatori e le loro rappresentanze sono deboli. E non hanno individuato, e non abbiamo individuato, almeno molti dei miei colleghi non hanno ancora individuato qual è il punto cruciale di questa situazione. E il punto cruciale di questa situazione è l'inflazione e le cause dell'inflazione. E il secondo punto in ordine di priorità è il fatto che la formazione dei prezzi di carburanti avviene sostanzialmente con un meccanismo oligopolistico. Io darò un solo numero per far capire quello che sto dicendo. Noi abbiamo in Sicilia una raffineria, la cosiddetta la raffineria di Priolo, che lavora ben il 20% del nostro fabbisogno di gasolio e di benzina. Voi capite bene che il 20% di quello che usiamo noi come carburante, benzina e gasolio determina il prezzo di fatto del mercato, il prezzo industriale del gasolio e della benzina. E tu, governo, se non intervieni anche a quei livelli lì, tu non fai niente, non ottieni nulla. Tutto il resto, come dire, è una derivata, compresa ovviamente accise e IVA che derivano da questo meccanismo di base. Ebbene, ma chi ha comprato questa raffineria esattamente 3-4 giorni fa? Ha comprato una società che controlla il mercato e la raffineria in Israele e a Cipro. Sostanzialmente è un meccanismo, un soggetto finanziario e industriale che praticamente controlla il Mediterraneo per quanto riguarda probabilmente anche domani l'estrazione del gas e comunque il commercio degli idrocarburi. Ecco, questo è solo un esempio di quanto è truccato il gioco, di quanto è truccato, quanto sono poco trasparenti queste situazioni. Quindi noi come ACO abbiamo presentato una lettera scritta e consegnato sia per mail sia a mano. L'abbiamo consegnata al ministro, al sottosegretario Bitonci, al garante per la sorveglianza dei prezzi, alla direzione del ministero, al capo gabinetto della presidenza del consiglio, una lettera nella quale sostanzialmente mettiamo in evidenza
gli aspetti strutturali sui quali intervenire per cominciare a mettere mano a questo meccanismo della formazione dei prezzi di carburanti. Quello che è stato deciso, apparentemente deciso in queste ore e che verrà reso pubblico il giorno 17, è praticamente una foglia di fico. È un modo per accontentare temporaneamente, in stato di emergenza, in una condizione di emergenza, i benzinai che così bloccheranno lo sciopero delle pompe. E questa cosa a noi, come ACO, proprio non ci piace proprio per niente, e riteniamo che questo modo di fare e di gestire sia un gioco truccato. Non solo, ma il governo è andato in un cortocircuito incredibile tra di loro, tra le forze di governo, tra i vari ministri, si sono confrontati, termine, un verbo molto non opportuno, perché non è vero che si sono confrontati, si sono scontrati tra di loro su come intervenire in questa partita delle accise, del costo dei carburanti, eccetera. Cosa possiamo fare adesso? Allora, noi abbiamo come associazione consumatori utenti ACO, abbiamo già dal 3 marzo 2022 mandato una lettera a tutti i prefetti italiani. I prefetti sono le autorità che rappresentano il governo sul territorio. Il 17 ottobre scorso, alla vigilia delle consultazioni che il presidente Mattarella ha avuto con i partiti, per la formazione poi del governo Meloni, abbiamo mandato una PEC, una lettera al presidente Mattarella, in cui indicavamo in 8 punti quella che era la nostra strategia e quello che bisognava fare e che bisognerebbe fare per affrontare la questione energetica e quindi anche la questione degli approvvigionamenti di idrocarburi e quindi anche dei carburanti al consumo finale. Adesso, il 13 appunto, di gennaio, abbiamo fatto una nuova lettera, come dire, di proposte strutturali, di intervento strutturale, che vanno sostanzialmente, strategicamente parlando, che ritengo di dover modificare, il governo deve lavorare per modificare la domanda del consumo di carburanti fossili, punto e a capo. Quindi dobbiamo favorire il trasporto pubblico su ferro, il trasporto pubblico anche su gomma, ma con mezzi diversi dagli attuali, e dobbiamo assolutamente favorire, soprattutto a livello urbano, il trasporto pubblico locale, come ha fatto esattamente il Comune di Bari, per cui ha proposto per quest'anno, a livello sperimentale, un abbonamento annuale del trasporto pubblico locale di 20 euro all'anno. Ciò significa che ciò si potrebbe fare anche per trasporto extraurbano, perché spesso e volentieri i bus che viaggiano su gomma, bus extraurbani, sono semivuoti, e chi parla lo fa benissimo, almeno qui al nord, perché li usa, quindi vedo un attimo come stanno le cose. Non solo, ma anche molti treni sono semivuoti, molte corse sono semivuote. Sostanzialmente c'è una situazione insostenibile, mentre noi suggeriamo al governo, al Parlamento ovviamente, di modificare, di fare degli interventi strutturali che vanno a modificare la domanda. Questo significa consumare meno carburanti e significa maggiori controlli anche sull'intera filiera della produzione, della distribuzione dei carburanti fossili. Ebbene, poiché abbiamo pochi strumenti come consumatori, però ne abbiamo uno che possiamo usare immediatamente. Noi dobbiamo segnalare sempre e comunque, anche ovviamente in modo elettronico, cioè col proprio cellulare, ciò che vediamo in modo anomalo di prezzi di carburanti, ma anche dei prezzi in negozi, cioè i punti vendita di prodotti alimentari, di prodotti elettronici, di qualsiasi prodotto che ci pare che costi troppo, ma soprattutto costa troppo rispetto a cosa? Rispetto magari a 3-4, a 2-3 mesi fa o 2-3 settimane fa, oppure a un costo tanto differenziato per la stessa marca da un punto vendita all'altro. Cioè, questo è un meccanismo molto diffuso in questo paese, ma anche nella stessa città, forse anche nello stesso quartiere. Cioè, la stessa marca, lo stesso prodotto, la stessa qualità del prodotto ha un prezzo diverso al punto vendita A rispetto al punto di vendita B, che magari sta a 500 metri. Questo dà l'idea di quanto possa anche apparire la speculazione in questo settore. Ecco, noi suggeriamo a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti i nostri associati, di immediatamente di utilizzare il canale del garante per la sorveglianza dei prezzi, in modo che questo signore, questo ufficio pubblico statale, possa far intervenire la Guardia di Finanza e possa intervenire anche a monte di quello che noi vediamo.